La Primavera fu realizzata da Sandro Botticelli intorno al 1478. È conservata nella Galleria degli Uffizi a Firenze. Il dipinto venne eseguito per Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici, parente di Lorenzo il Magnifico, in occasione delle sue nozze con Semiramide Appiani. Il titolo gli è stato attribuito da una annotazione del Vasari. Le fonti da cui Botticelli ha tratto ispirazione sono le Metamorfosi di Ovidio, le opere di Lucrezio e le stanze di Poliziano. La scena si svolge in un ombroso e ameno boschetto di aranci. Appaiono 9 personaggi. Ai lati della composizione troviamo 2 figure maschili. Da una parte il bluastro Zefiro, dall'altra Mercurio, avvolto in un prezioso drappo rosso. Fra i due appaiono 6 figure femminili. Avvinta dall'abbraccio di Zefiro che la cattura mentre vola, appare una stupita Clori, con accanto la sua figura trasformata in Flora, dea della primavera, che sparge fiori. Al centro della composizione si trova una dolce e sobria Venere, accompagnata in primo piano da 3 fanciulle danzanti, le Grazie. Sopra tutti loro, in corrispondenza di Venere, un putto alato e bendato vola mentre sta per scoccare una delle sue frecce. Si tratta del figlio di Venere, Eros. L'opera, al di là della sua descrizione, che rimanda a una dimensione mitologica e illustra un momento di serena quiete di alcune divinità pagane, nasconde in sé una serie ricchissima di significati simbolici sovrapposti che si intersecano dando luogo a una delle opere concettualmente più complesse della storia dell'arte e che per le sue caratteristiche ha prodotto molteplici tentativi di interpretazione che non si elidono a vicenda, ma che anzi si completano, permettendoci di sprofondare nella bellezza per comprendere i numerosi significati espressi. Quindi l'opera ha diversi e sovrapposti registri di lettura, ognuno dei quali organizzato in un suo specifico codice, anche se esposto con il medesimo linguaggio pittorico. Oltre al livello più superficiale, connotato dalla simbologia mitologica, che ci permette di riconoscere in ciascuna figura una divinità olimpica, si dipanano all'interno dell'opera sia un livello simbolico dinastico, sia uno filosofico neoplatonico che uno alchemico. Partendo dalla simbologia mitologica, vediamo nella scena la presenza del vento Zefiro che, preso di passione per la bella ninfa Clori, la cattura per farla sua. Zefiro rappresenta la forza feconda della natura che agisce sotto il dominio della passione bruciante e che con la sua energia vitale trasforma l'esistente. Infatti, la giovane ninfa Clori si trasforma nella copiosa Flora, dea della primavera, che ricca di fiori rende feconda la terra e la fa fruttificare in una abbondanza di colori e profumi.
Al centro della composizione vediamo Venere che indossa una candida veste preziosa ricoperta da un manto rosso con risvolto blu arricchito da ornamenti dorati. Con posa languida e gesto flessuoso, guarda verso lo spettatore, fungendo da festaiolo. Nei drammi sacri che venivano rappresentati durante il Medioevo e il Rinascimento, vi era spesso un attore, una figura corale, detto il festaiuolo, e talvolta impersonato da un angelo, che restava sulla scena durante lo svolgimento dello spettacolo e fungeva da tramite tra il pubblico e le vicende rappresentate, spiegando cosa stesse accadendo e attirando l'attenzione degli spettatori su qualche particolare elemento significativo della recita. Queste figure venivano usate anche dai pittori, addirittura le troviamo consigliate dall'Alberti nel suo trattato. Qui Venere interpella con lo sguardo lo spettatore e pare che con la mano faccia un gesto di saluto, quasi per accoglierlo nella dimensione di pace e leggiadra bellezza in cui ella si trova. Riconosciamo dal fatto che appare vestita che chi ci saluta è la Venere celeste, detta anche Venere Urania. Questa Venere, sobria e continente, vigila sulla pace e prosperità che regna nel boschetto fiorito e con la mano invita a guardare all'evoluzione della passionale bramosia di Zefiro per Clori, che pure ha dato buoni frutti. Spinge l'osservatore a elevarsi e a prendere ispirazione dalle tre giovani donne che danzano armoniosamente, accompagnate da una inudibile musica che risuona nella mente di chi è in grado di coglierla con il pensiero. La sua condizione è quella di una casta fecondità, in quanto si intravede il ventre gravido, condizione sottolineata dal fatto che ella indossa un particolare gioiello, collocato non come consuetudine sopra il seno, ma vicino al ventre turgido, che richiama l'attenzione sulla parte del corpo deputata alla gestazione. La forma che avvolge la gemma rossa è una luna crescente che ricalca la lunula, un amuleto caratteristico delle donne romane che era usato come talismano e come protettore della fertilità. Secondo l'astrologia di Marsilio Ficino, la luna è deputata alla crescita della nuova vita. Il colore rosso della pietra, simbolo di nuova vita, ribadisce tale concetto. La sola città dove Botticelli poteva aver visto questo monile, così estraneo alla moda quattrocentesca, era Roma, dalla quale egli era da poco reduce e dove aveva probabilmente tratto ispirazione per il gruppo delle Grazie. Le tre giovani danzanti in cerchio sono appunto le Grazie, creature divine. Le Grazie, secondo Esiodo, sono tre. Aglaia, splendente, era la grazia dello splendore. Eufrosine, gioia, era la grazia della letizia. Talia, prosperità, era la grazia della pienezza. Seneca, nel De Beneficiis, racconta che le tre giovani donne rappresentano l'atto dell'offrire, l'accettare e il restituire, simboleggiato dall'intreccio delle loro mani. Sono simbolo della perfezione a cui l'essere umano dovrebbe tendere, nonché, secondo alcuni autori, le tre qualità essenziali della donna in prospettiva classica.
chiude la serie la figura di Mercurio, riconoscibile per i calzari alati e per il caduceo, con il quale allontana le nuvole dalla scena. Il caduceo era il bastone della sapienza, simbolo di pace e prosperità, manifestazione visibile dell'equilibrio che deve permeare ogni cosa. Mercurio era il dio dei cambiamenti, delle trasformazioni, dei passaggi di stato e condizione. Il nome greco di Mercurio è Hermes, da cui deriva il termine ermetico, ovvero oscuro, nascosto, e la parola ermeneutica, che definisce l'arte di interpretare i significati nascosti. Al di sopra di tutti loro vola il bendato Eros, dio dell'amore, che tende a caso la sua freccia, simbolo della passione amorosa. Terminata la lettura della simbologia mitologica, osserviamo il dipinto per scorgervi il codice dinastico inserito nella vicenda. Per fare ciò, occorre rammentare che l'opera pare fu commissionata inizialmente da Giuliano de' Medici in occasione della nascita del figlio Giulio, il futuro Papa Clemente VII, avuto con Fioretta Gorini. Giuliano però morì nella congiura dei pazzi ordita contro il fratello nel 1478, un mese prima della nascita del figlio. Allora l'opera fu utilizzata, poco più tardi, in occasione del matrimonio di Lorenzo di Pier Francesco de' Medici con Semiramide Appiani. Quindi Mercurio, che inizialmente avrebbe dovuto essere il ritratto di Giuliano, divenne quello di Pier Francesco, con Venere che aveva le sembianze di Fioretta Gorini. La Grazia di Spalle ritrarrebbe la novella sposa Semiramide Appiani, anche se vi è chi afferma che, in realtà, in origine, fosse l'effigie della bellissima Simonetta Vespucci, che con Giuliano de' Medici ebbe un'intensa relazione amorosa. La Grazia di destra pare ritragga la milanese Caterina Sforza, figlia di Galeazzo Maria Sforza e madre di Giovanni delle Bande Nere, nato Ludovico de' Medici. Quando si ammira la primavera, in genere, non ci si sofferma sui gioielli, ma sull'atmosfera sognante e simbolica creata dalle figure mitologiche. Eppure, i preziosi della primavera aggiungono ulteriore bellezza e coerenza a quest'opera perfetta sotto tutte le chiavi di lettura. Anche in quest'ambito, l'opera rappresenta la prova tangibile dell'interesse dei Medici per l'antichità e la sua cultura, nonché il singolare rapporto fra Botticelli e i Monili, già sviluppato a partire dalla personificazione della fortezza. Nel dipinto, i preziosi sono indossati da Venere e le Grazie, sue ancelle. La dea indossa un diadema e un pendente. Il primo, appena leggibile, è ornato di perle, la gemma della castità e della naturale e pura bellezza ribadita nel bordo del manto. Il secondo è, come abbiamo precedentemente detto, la lunula, portatrice di fertilità. Ancora una volta la dea sintetizza l'ossimorica casta fecondità o la feconda castità. Analizzando i pendenti di due delle tre grazie, si nota come uno di essi, quello con la gemma rossa indossato dalla Grazia con le fattezze di Caterina Sforza, rimandi ai colori del Ducato di Milano, rosso e bianco, e le due foglie che lo ornano alludano alle ali d'aquila, animale che componeva lo stemma della famiglia Sforza. Il secondo gioiello, a motivi fitomorfi impreziositi da perle e forse zaffiri,
è piuttosto un fermaglio che, in virtù delle leggibili foglie di quercia, appare come un possibile richiamo araldico al Papa della Rovere. Grazie al Papa per il quale aveva eseguito una parte degli affreschi della Cappella Sistina, Botticelli aveva potuto ampliare enormemente la sua conoscenza dell'antichità, arricchendo così la sua eloquenza pittorica di inedita erudizione archeologica. Questo eloquente gioiello potrebbe dunque valere come espressione di riconoscenza per il committente romano. Tuttavia, va considerato che fra i significati attribuiti alle grazie dagli umanisti vi era quello di emblemi della concordia. Dunque il monile avrebbe avuto la funzione ancor più determinante di esprimere l'auspicata pace per le città di Roma, Milano e Firenze, personificate dalle tre giovani donne. A questo punto, immergendoci nella comprensione più profonda del testo visivo, occorre considerare la simbologia legata al neoplatonismo, corrente filosofica della quale il Botticelli era imbevuto, frequentando insieme a molti altri artisti della corte dei Medici l'Accademia Neoplatonica di Marsilio Ficino. Secondo la struttura filosofica neoplatonica, l'uomo non è in grado di conoscere veramente la realtà e da essa risalire a Dio con la razionalità e gli strumenti della logica aristotelica, ma può cogliere il significato autentico dell'esistenza solo attraverso intuizioni che stabiliscono catene di analogie tra le cose, che altro non sono che emanazioni visibili di Dio. Quindi, secondo questa teoria filosofica, i significati divini di ciò che ci circonda sono molteplici e possono essere conosciuti solo per analogia, per associazione mentale e attraverso un apprendimento mistico-intuitivo. Quindi l'arte, oltre a essere una modalità atta a elevare lo spirito umano, assume anche un valore simbolico, in quanto l'artista svela, attraverso i personaggi, gli ambienti e gli oggetti rappresentati, il trascendente presente nella realtà immanente e in modo oscuro, nascosto ed enigmatico mostra, attraverso un'immagine fisica, una verità spirituale. In altre parole, il dipinto è l'allegoria dell'amore nei suoi diversi gradi, che permette all'essere umano di intuire l'immensità, l'onnipotenza e la gloria di Dio attraverso la bellezza, inizialmente terrena, per poi volgerlo a quella spirituale. Ecco quindi la dualità neoplatonica di amore terreno e amore sacro che, anziché essere concetti antitetici, diventano complementari, in quanto è dalla potenza generatrice di Zefiro e Clori che avviene la trasformazione e appare Flora, dea della primavera e quindi dell'eterno rinnovamento, che attraverso Venere, simbolo dell'anima mundi, si trasforma in una esperienza più elevata e raffinata del trascendente, espressa dall'Eter Grazie, sino a raggiungere l'apice dell'elevazione in Mercurio nel suo caduceo, simbolo di equilibrio fra gli opposti, di pacificazione fra le antitesi. Non si può non notare che, in sinergia con la visione neoplatonica, in quest'opera vengano fusi concetti cristiani e biblici esposti mediante la simbologia pagana, fusi in un innovativo linguaggio che attraverso immagini olimpiche invia significati simbolici di carattere morale, filosofico e teologico, dotati di multipla chiave di lettura. Vari sono i simboli celati nella fitta vegetazione nel prato fiorito che rimandano a concetti di elevazione e comunione con il divino.
possiamo osservare, a partire dal boschetto di aranci che evoca il giardino delle Esperidi, che alle spalle di Venere, anima mundi, ovvero principio unificante e vivificante della molteplicità della realtà immanente, appaiono due spazi che rivelano un cielo terzo, i cui profili ricordano i polmoni umani con le ramificazioni bronchiali evocate dalle trame della vegetazione. Da un lato a un livido e per così dire venoso zefiro si contrappone un sanguigno e arterioso mercurio, opposti che fanno circolare il fluido vitale presente nella scena, purificandolo e trasformandolo attraverso il respiro di Venere. In questo agreste microcosmo boschivo si rivela il macrocosmo, con la sua capacità generativa e purificante, in grado di mondare le passioni umane, trasformandolo in un afflato mistico, in un eterno ritorno, un ciclo infinito. Sul prato e tra le mani di Flora, innumerevoli fiori sussurrano il loro messaggio a coloro che sono in grado di intenderlo. Vi sono innanzitutto gli alberi di arancio che parlano di nozze e che nascondono in sé l'emblema della famiglia dei Medici, sottolineando il rimando all'unione matrimoniale tra Pier Francesco e Semiramide. Il loro canto è alternato a quello delle rose, simbolo d'amore, essendo fra le piante sacre a Venere, come le viole e il mirto, che allude alla fecondità e alla fedeltà. L'inno all'amore coniugale continua attraverso la voce delle margherite, simbolo di sentimento corrisposto. Abbonda la voce della camomilla, che simboleggia la forza, la resistenza contro le avversità della vita, la pazienza e la calma interiore. Si unisce al coro anche l'elleboro, che nella tradizione cristiana simboleggia la rinascita. Il giacinto rappresenta le doti di saggezza e di prudenza. Il gelsomino allude ai concetti di grazia, eleganza, purezza e candore, mentre il garofano è simbolo di promessa di matrimonio, di pegno d'amore. Inoltre il suo nome in latino, Dianthus, deriva dal greco e significa fiore di Dio, alludendo al luogo abitato dalle divinità in cui si trova essere. Altri simboli di unione coniugale sono la nigella, la pervinca e il croco, insieme ai papaveri che talvolta alludono alla fertilità. I fiori bianchi che appaiono sugli alberi di arancio, le zagare, sono simbolo delle spose, in quanto alludono alla loro purezza e castità. Sono poste, anacronisticamente, insieme ai frutti di arancio, a intendere che per i neoplatonici il pensiero non è un concetto collocabile nella dimensione temporale, ma un atto fuori dal tempo, che contempla quindi la presenza simultanea di realtà impossibili da verificarsi nello stesso momento, come la fioritura e la fruttificazione. Inoltre, l'abito di Flora è decorato da fiordalisi, il giglio emblema di Firenze. Lo stesso nome della città toscana, l'antica Florenzia, deriva da Flora, alludendo alla sua continua capacità di rigenerazione e quindi, in sintesi, alla sua eternità. Possiamo quindi riconoscere in Flora, che sparge fiori, anche una prosopopea di Firenze, patria dei Medici e dello stesso Botticelli. La presenza di alloro rimanda a sua volta a Lorenzo il Magnifico, il quale, facendo riferimento a un passo di Virgilio, aveva scelto il tronco di questa pianta come emblema personale che simboleggiava la vita eterna e la vittoria.
La simbologia floreale parla quindi di amore e bellezza eterna, ma dobbiamo notare che quale memento mori vi è però anche una pianta di anemone che per la sua breve fioritura indica la fugacità dei piaceri e della felicità. Infine, nel registro narrativo più profondo e celato agli occhi dei non adepti, ritroviamo la simbologia alchemica. Il boschetto scuro e quasi chiuso a cupola rimanda all'Atanor, la fornace alchemica all'interno della quale avvenivano le trasformazioni della materia. L'arco e la freccia imbracciati da Eros sono simbolo del fuoco, energia necessaria per le procedure di trasformazione. 9 sono i personaggi presenti che rappresentano le 9 operazioni alchemiche: calcinazione, putrefazione, soluzione, distillazione, sublimazione, unione, fissazione, moltiplicazione e trasmutazione. Zefiro corrisponde alla calcinazione e Clori alla putrefazione, che dà origine a Flora, personificazione della soluzione. Venere funge da distillazione delle passioni, che attraverso l'intervento di Eros subiscono una sublimazione, e nelle tre grazie si presentano nelle fasi di unione, fissazione e moltiplicazione, per essere insieme trasformate da Mercurio, che è personificazione della trasmutazione. Il concetto di trasmutazione è alla base dell'opera. Tutto si trasforma e si eleva purificandosi, esattamente come nella grande opera la materia si perfeziona attraverso il processo alchemico. Sono innanzitutto evocate le tre fasi, Nigredo, Albedo e Rubedo, nelle figure di Zefiro, di Clori e di Flora. La triplicità della grande opera viene sottolineata ulteriormente dalla presenza delle tre grazie danzanti. Inoltre, nella contemporanea presenza, nei loro gioielli di perle, gemme rosse e zaffiri, si consoliderebbe il compimento dell'opera alchemica nei colori delle sue tre fasi. I colori indossati da Venere sono il rosso, il blu e il bianco, colori che rappresentano gli elementi alla base della trasformazione alchemica, cioè rispettivamente lo zolfo, il mercurio e il sale, che funge da elemento di sintesi. Quindi la figura di Venere, anima mundi neoplatonica, qui rimanda alla capacità dell'alchimista di coniugare elementi irriducibilmente opposti, quale il maschile e fisso zolfo, con il femminile e volatile mercurio, attraverso l'uso del sale, elemento unificante del molteplice. I fregi in oro che adornano il mantello della dea rimandano all'oro filosofico. Il concetto di trasformazione alchemica è infine evidenziato nella figura di Mercurio, con il suo mantello simbolo della rossa pietra filosofale ottenuta dal processo di trasmutazione alchemica della materia, in grado a sua volta di trasformare i vili metalli in oro e di produrre l'elisir di lunga vita, ovvero il siero dell'immortalità e dell'eterna giovinezza.
Mercurio quindi trasforma la vita mortale in perfezione eterna, la corporalità in spiritualità, il nefasto in fasto, la nuvola carica di pioggia in un cielo sereno. Il suo caduceo, bastone sormontato da due serpenti attorcigliati, rimanda alla capacità dell'alchimista di unire gli opposti, di sintetizzare l'energia femminile con quella maschile, quella solare con quella lunare, quella dello zolfo con quella del mercurio, dell'oro con quella dell'argento, per riportare equilibrio tra gli elementi e tendere alla perfezione. La medesima presenza di Mercurio, il cui nome è Hermes in greco, è un omaggio alla figura del noto alchimista Hermete Trismegisto, autore del Corpus Hermeticum e fondatore della corrente filosofica dell'ermetismo. L'ermetismo ebbe una notevole influenza sulla cultura rinascimentale. Le opere attribuite a Hermete Trismegisto ebbero inoltre grande credito tra gli alchimisti. In questa opera che illustra il ciclo infinito di rigenerazione, in cui la bellezza terrena è emanazione di Dio e il compito dell'uomo è quello di trasformarsi elevandosi spiritualmente, tutti i codici utilizzati, ognuno con la sua propria simbologia, rimandano al medesimo significato, sia pure espresso attraverso tematiche e scuole di pensiero differenti. In questo bosco avviene la metamorfosi. Il piacere carnale si trasforma in estasi trascendente, la rozzezza si tramuta in raffinatezza, la materialità in spirito, l'immanenza in trascendenza, la vita terrena in esistenza divina. L'uomo, copula mundi, attraverso l'amore comprende il senso della bellezza quale godimento estatico della presenza di Dio, nel tempo e fuori dal tempo. La sua essenza si trasforma elevandosi ed egli trova l'equilibrio tra tutte le cose, tra le passioni e i desideri, tra il pensiero e l'azione, tra l'avere e l'essere. Accolto da Venere sorridente nel bosco della primavera di Botticelli, l'uomo, rinnovandosi eternamente, si trasforma in divinità. Thank you.